Pensiamo che è un'area di 13 ettari, posta praticamente nel centro della città, contornata da scuole di ogni tipo, collegata con dei quartieri densamente popolati come Pescaiola e appunto Saione, di cerniera fra il centro storico e la parte più a sud, quindi francamente è veramente un valore inestimabile che non va lasciato alla trascuratezza o alla frequentazione che porta degrado, ma va veramente vissuta dalla popolazione, dagli anziani a bambini a tutto l'anno. Franco Dringoli, che da assessore all'urbanistica della giunta Fanfani si era occupato più volte del destino dell'area del Pionta, ora porta la posizione del comitato Rinascita del Pionta. Un polmone verde importante per la città di Arezzo che non può essere lasciato a se stesso o peggio relegato al rifugio di coloro che vivono ai margini della legalità. Sì, qui si possono sviluppare attività all'aperto, attività sportive, incontri appunto culturali fra le etnie. Per far tutto questo bisogna che non si perdano le opportunità. A noi dispiace ad esempio che nei fondi, fra i progetti del PNRR che riguardano il Comune di Arezzo, non ci sia stato messo il Pionta, se non per quanto riguarda la USL che ha ovviamente indicato alcune strutture da destinare a attività sanitarie. Rimangono fuori però edifici importanti, pensiamo a quello che è Villa Chianini, pensiamo alla casa ex Suore, alla zona del Duomo Vecchio, sono tutte zone che possono essere di valore storico e culturale notevoli, quindi vanno rimessi al centro dell'attenzione per il recupero, insomma, ecco. Perché l'idea è proprio quella di aprirci il più possibile alla città attraverso la realizzazione di progetti di dialogo, di partecipazione, di cittadinanza attiva. Io stessa sono coordinatrice di alcuni progetti che si stanno realizzando e che sempre più si realizzeranno nei prossimi anni per realizzare attività concrete, quindi iniziative, laboratori che ci saranno, soprattutto già vedremo in questa primavera e nell'inizio dell'estate, ma questo continuerà anche nei prossimi anni. Quindi è importante dare l'idea di una rivitalizzazione, di una valorizzazione di queste strutture, di questo parco meraviglioso che diverse università ci invidiano, perché noi siamo un campus all'americana immerso nel verde che è sicuramente a disposizione dei nostri studenti che si iscrivono, ma di tutti i cittadini, i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani devono sapere che possono venire qui e vivere sostanzialmente il campus nel miglior modo possibile.